Stamattina abbiamo fatto un progetto di zoologia. Abbiamo imparato come è fatta una foglia, di cosa si nutre, poi con dei microscopi abbiamo visto i vermi, i ragni e le foglie. Alla fine ci hanno fatto vedere i bruchi, poi una specie di insetto con il nome stecco. Era bellissimo, veniva preso piano piano con molta cura. Io l'ho tenuto sul braccio per un po', perché era delicato e mi veniva in mente una storia. C'era una volta Steccuccio che abitava in una foresta magica. Steccuccio era l'amico di tutti perché era prudente e riflessivo. Quando qualcuno aveva bisogno di un consiglio, si rivolgeva a Steccuccio. E quando Steccuccio aveva bisogno di aiuto, tutti gli animali della foresta lo aiutavano. Un giorno ci fu un temporale terribile e molti rami erano caduti, e Steccuccio, che abitava su uno di questi rami, cadde a terra svenuto. Tutti gli animali lo cercarono, ma non riuscivano a trovarlo perché Steccuccio si confondeva tra i rami. Quando finalmente lo trovarono, cominciarono a toccarlo per vedere se era vivo e quando Steccuccio aprì gli occhi, tutti applaudirono e brindarono. Nel cadere però Steccuccio aveva perso la memoria, non solo non si ricordava degli amici, ma pensava di essere un cavallo e cominciò a correre, ma nel correre cadde di nuovo, batté la testa e gli ritornò la memoria. Questa volta anche lui festeggiò insieme agli amici e anche con la fidanzata Stelluccia Bella.